Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video su Rust, video un po' particolare come avrete letto dal titolo. Allora ragazzi, premetto che la partita che state vedendo l'ho già registrata, quindi non sto in live perché devo dirvi alcune cose un po' importanti, quindi ho preferito commentare così in differita e non sono nel server di cui adesso andrò a parlare, quindi se leggete nella chat lingue straniere non vi preoccupate. È un altro server fatto giusto così per fare questo video. Allora, come avete letto dal titolo, c'è un server, il server degli sportiveggianti. Ebbene, ragazzi, siamo riusciti, cioè abbiamo un server, possiamo dire di avere un server per organizzarci e adesso vi andrò a spiegare un po' di cosette. Questo video, ragazzi, sarà molto importante, non so se durerà tanto o poco, ma sta di fatto che dirò cose fondamentali, importanti, quindi cercatelo di seguirlo fino alla fine, perché diciamo non mi ripeterò, poi non mi chiedete cose che ho già detto qui, nel senso non ponetevi domande a cui ho già risposto in questo video. Quindi voglio fare questa premessa. Allora, c'è questo server e di questo voglio ringraziare una persona che diciamo non posso citare perché ha preferito rimanere anonima, però il server è stato un regalo di un utente. Come sapete, io negli scorsi video avevo espresso l'intenzione di voler affittare un server per giocare insieme, diciamo l'avevo detto nei primi video, poi ho visto un po' la situazione com'era, quindi stavo anche temporeggiando per vedere com'era la situazione perché ho notato che spesso nascono un po' di casini in game, eccetera, eccetera, ma questo lo spiegherò più avanti perché mi ha portato ad un'altra scelta. Allora, naturalmente, io voglio, già ho parlato con questa persona che ci ha fornito questo server e la ringrazio anche in video. Come detto, ha preferito rimanere anonimo, però io lo ringrazio e credo di poterlo ringraziare a nome di tutti quanti, perché appunto io avevo espresso la voglia di affittare un server e un giorno, qualche giorno fa, mi è arrivato un messaggio dove questo ragazzo mi diceva diretto proprio così: "Ciao, guarda, ho visto che cercavi un server di Rust, te l'ho preso io". Te l'ho preso io, c'è un server con tra l'altro da 250 slot a tua completa disposizione e diciamo lo faccio per ringraziarti per tutto quello che fai per noi, e quindi è stata veramente cioè una felicità immensa, perché quando si ricevono non solo in generale doni, ma come l'ho detto anche commenti del genere di apprezzamento, è veramente una cosa che fa molto piacere, quindi appunto mi ha fatto tantissimo piacere che questo ragazzo ci abbia messo a tutti quanti noi a disposizione questo server. Io stavo ancora vedendo un po' in giro se dove prenderlo, mi sono ritrovato questo dono molto ma molto piacevole, quindi ti ringrazio di nuovo e fatta questa dovuta premessa vi andrò a parlare un po' di questo server, che come detto è un server, ragazzi, da 250 slot, quindi molto grande, e la prima fase di gioco, diciamo, le prime fasi saranno di test, quindi è sostanzialmente da vedere un po' se il server regge o meno. Questo funziona un po' in tutti i giochi, così, diciamo, ti affittano il server, vedi come va le prime volte, se lagga li contatti loro e ti danno una macchina, ti spostano su un server più potente per reggere il numero di utenti, quindi se laggerà all'inizio ci saranno problemi, non vi preoccupate, è normale la cosa, quindi all'inizio sarà un po' tutto un test. Altra cosa che mi ero dimenticato di dire, magari la inserirò tra le altre, è che naturalmente l'abbonamento dei server è mensile, quindi io già gliel'ho detto a questo ragazzo che ci ha preso il server, che a parte ringraziarlo come detto un milione di volte, e per l'abbonamento che è mensile, se non vuole rinnovarlo, se ci sarà appunto messo a disposizione questo server anche solo per un mese, va benissimo, non è assolutamente un problema. Io l'ho detto anche perché comunque il server non è che sia proprio economico, anche perché è un server da 250 slot, eccetera, eccetera. Quindi io l'ho detto: se dura un mese, tu a fine mese vuoi disdirlo, non vuoi rinnovarlo, assolutamente non c'è nessun problema. È stato gradito ed è ottimo anche giocarci solo un mese, la possibilità di giocare tutti quanti in compagnia. Quindi se poi ci sarà la disdetta, non ci sarà il rinnovo, cose del genere, non è assolutamente un problema. Voglio dirlo, fare una premessa già da ora per evitare magari incomprensioni più avanti. Un'altra cosa che vi voglio dire è che io
diciamo, ho lasciato, cioè non sarò io direttamente ad amministrare questo server, quindi non sono io il, tra virgolette, il responsabile del server, ma parlerò, farò, tra virgolette, da tramite se c'è qualcosa per far risolvere magari determinati problemi o cose del genere. Ma venendo più che altro strettamente al gioco, io ragazzi vi voglio sottolineare cosa importantissima, che il gioco è un gioco di sopravvivenza e ci sono modi di vivere il gioco molto differenti, quindi si può cooperare così come si può non cooperare. Il gioco è così, avete visto, o meglio potete vedere in giro, potete avere l'esperienza di giocando in alcuni server che si può appunto cooperare, ma si può anche morire 10.000 volte di seguito. Lo spirito del gioco è questo. Prendetelo per quello che è. Quindi, come detto, potete perdere tutto da un giorno all'altro, potrete morire miliardi di volte, sia per mano dei giocatori che per motivi anche a volte di reset dei server. Ricordiamo che è una fase alfa, quindi ragazzi, se uscirà qualche update è probabile che il server verrà resettato, quindi non vi incazzate, è normale. Così come se qualcuno vi uccide, è il gioco. Quindi io faccio questa premessa prima di tutto perché il gioco è questo. Come detto, il server è a nostra disposizione, ma noi diciamo che siamo ospiti, ragazzi, nel senso il server è pubblico, quindi noi non dobbiamo, tra virgolette, rivendicare la paternità del server, nel senso non è che se uno entra e dice qualcosa, uccide qualcuno e dice no, questo è il server dello YouTube, quel paleale dovete fare, dovete dire no, il gioco è di sopravvivenza. Così io adesso andrò a parlarvi di alcune cose che appunto mi interessa dire a voi, però vi ricordo che il server è pubblico, possono entrare chiunque, può entrare chi segue il canale, può entrare chi non segue il canale, possono entrare stranieri, possono entrare chiunque. Quindi io adesso farò delle premesse a voi, però sappiate che il gioco è così, quindi ognuno la vive a modo suo. Io vi posso dare un'indicazione, ma poi se un altro fa in un altro modo, non è che sbagli quella persona. Ognuno gioca per come vuole giocare, e questo lo dico appunto per evitare che si creino problemi. Io alcune piccole regole che voglio dire sono soprattutto quella del rispetto e dell'educazione nei confronti di tutti quanti. Tenetelo bene a mente che siamo, come detto, in un gioco dove c'è sopravvivenza, c'è cooperazione, ma c'è anche PvP, diciamo giocatori contro altri giocatori. Questo qua ho organizzato il tutto per poter giocare ogni tanto in vostra compagnia, quindi per passare dei momenti di divertimento insieme a voi, ma se diventa un problema o sorgono casini o vengono a crearsi problemi anche qui sul canale, appunto per questo vi ho detto che e ho voluto mantenere la cosa che io non lo gestisco, cioè non sono io l'amministratore, non sono io che gestirò le varie cose all'interno del gioco, non so, ban, kick, reset del server, eccetera, eccetera. Quindi, tra virgolette, non prendetevela con me, ma sarà come un server normale. Quindi, se voi entrate in un server a caso, bestemmiate e venite bannati, è normale che accada lo stesso anche in questo server. Poi magari non è che venite sul canale a dire oh, ma perché questo, perché quello, io non so niente, io sarò un giocatore come voi. Questo è solo un luogo messo a nostra disposizione per incontrarci. Quindi io già l'ho detto a chi gestisce il server che se sorgerà qualche problema, sia all'interno del server sia che verrà magari riportato sul mio canale, io come detto l'ho creato, questo ve lo chiedo con sincerità, nel senso io ho fatto questo per giocare in compagnia, però se mi deve venire a creare altri problemi, ragazzi, io come tutti quanti già abbiamo i nostri problemi. Se devo avere problemi in più per una partita, per un gioco, una cosa, ci rinuncio volentieri, cioè ci pensa già la vita a darci bastonate. Preferirei almeno nei momenti di svago giocare appunto per svagarmi e divertirmi. Quindi l'ho detto già a chi amministrerà e gestirà il server che se si creano casini, se succede qualcosa che non deve succedere, già gliel'ho detto di chiudere immediatamente il server o cambiare IP, cambiare nome. E io, come detto, questo lo faccio per giocare in compagnia, ma se succede qualcosa, come detto, incomprensioni, lamentele, battibecchi tra di voi, allora io me ne tiro fuori, gli dirò di chiudere il server e
chi si è visto si è visto, nel senso io do la possibilità perché mi fa piacere comunque giocare con voi, però diciamo datemi anche un segno di maturità da parte vostra, non iniziate a prendervi in giro tra di voi, a insultarvi, a venire qui sul canale, ma tizio mi ha ucciso, ma quello ha fatto questo, cioè un minimo di maturità anche da parte vostra me l'aspetto un pochino, quindi... vi ripeto, cercate, le regole che io do sono quelle, come detto, semplici, rispetto ed educazione. Il gioco è un survival, se ci sarà qualcuno che vi ammazza, che ci distruggerà a casa, è il gioco è così, si può cooperare, si può essere ucciso, questo non è che significa che appena entriamo ci uccidiamo tutti, sia chiaro, eh? Io sto facendo le peggiori delle ipotesi appunto per dirvi che è la parte del gioco, se voi giocate a un Battlefield e uno vi ammazza non è che vi potete lamentare, potete giocare in cooperativa ma anche in competitiva, è così il gioco, questo lo permette, io magari vi posso dare delle indicazioni, però come detto, a parte che è pubblico, ognuno fa quel che vuole, però certo ci sono alcune, non dico regole, però indicazioni, ad esempio una cosa che io mi sento, una cosa che io faccio sempre, io sono entrato in server dove sono morto 10.000 volte appena nato, non è che mi sono, cioè ho iniziato a offendere cose, ho detto, questo è il gioco, vabbè, magari se si crea in un server una cosa del genere, ok, però è abbastanza brutta come situazione, nel senso io ho sempre utilizzato la cosa del a parte che non è che sia sopravvissuto poi più di tanto nell'arco delle mie avventure su Rust, però quelli appena nati non li ho mai attaccati, anche se io avevo dei, anzi soprattutto quando si è armati fino ai denti, io sinceramente il divertimento dell'ammazzare chi è appena nato non l'ho mai trovato, quindi magari come indicazione potrei darvi questa, ma poi come detto, se uno vuole venire con l'M4 a spararvi a voi che siete appena rinati, vabbè, pazienza, lo può fare, non glielo vieta nessuno, è brutto come tipologia di gameplay, nel senso io magari entro in un server, appena nasco mi ammazzano 1, 2, 3, 10, 20 volte, non entro più in quel server perché non riesco a giocare, quindi se facciamo una cosa del genere magari va contro i nostri interessi perché poi quel server si svuota, cioè non c'è più nessuno, quindi io ad esempio andavo in giro e se incontravo qualcuno morto di fame come me o peggio di me cercavo di magari scambiarci qualche risorsa, fare qualcosa, poi è normale che più si va avanti c'è anche il tra virgolette divertimento e il gameplay appunto di combattere con gli altri, però è normale per tra virgolette il gioco, per la sopravvivenza eccetera, però comunque voglio ricordarvi che il gioco è così, quindi la prima cosa da tenere a mente è che l'educazione e il rispetto prima di tutto, infatti ho parlato con l'admin eccetera, anche loro erano d'accordo con questa cosa, chi offenderà gratuitamente gli altri, chi offenderà gli altri pesantemente sarà bannato senza se e senza ma. Ci saranno degli quelli che amministreranno, controlleranno, non so bene come funziona questo, se la diciamo lo vedranno bene loro, quindi la prima cosa è quella, chi offende pesantemente gli altri poi non si faccia domande ma perché sono stato bannato, perché chi è stato bannato ci sarà un motivo, soprattutto non venite da me perché io purtroppo in questo periodo ragazzi sarò anche molto abbastanza impegnato, quindi non so se mi riuscirete a trovare spesso nel server, io spero di giocare il più possibile con voi, però purtroppo in questo periodo non ci sarò, quindi anche per questo non è che venite non venite da me a chiedere perché è successo questo o quest'altro, magari potete usarmi tra virgolette come tramite per qualcosa che poi magari posso comunicare agli admin, come ad esempio quello del lag, però se mi venite a dire perché sono stato bannato io non ne avrò la più pallida idea, quindi cioè presumo che ci saranno dei motivi come quelli che ho detto, perché il ban ci sarà per offese pesanti agli altri o per spam, anche quello non lo fate, perché le regole sono sostanzialmente queste in tutti i server, cioè se voi entrate in un server, entrate e iniziate subito a offendere gli altri, venite bannati, non è che sia una cosa così distaccata dagli altri server, così in tutti i server e anche qui sarà così, quindi cercate di mantenere un adeguato comportamento, anche perché non, come detto ragazzi, lo facciamo per giocare e per divertirci in compagnia, se ci dobbiamo incazzare, offendere, cioè faccio altro, posso fare benissimo altro.
E come detto, appunto, le regole sono, tra virgolette, le regole sono queste qua, cioè quello dell'educazione verso gli altri. Naturalmente ci può stare, tra virgolette, lo sfottò leggero, però io ho letto cose pesantissime in alcuni server, quindi, cioè, se ci sta una cosa del genere, subito bannati e ciao, poi non vi lamentate. E come ripeto, è pubblico, quindi non ci saremo solo noi, ma ci saranno anche gli altri, quindi. Io ho detto, magari l'idea è quella di non killare quelli appena spawnati, perché diciamo non è divertente, ma neanche per, cioè, magari io vado in giro con l'M4, ammazzo uno che c'ha la pietra. Boh, io non mi diverto, non mi sono mai divertito. Poi c'è chi si diverte così, va bene. Il gioco lo permette, però è così. Noi giochiamo come vogliamo, ognuno gioca come gli pare. Però, come detto, io gioco così, se a voi piace. Va bene, se no potete fare come volete. Come detto, questa è una mia indicazione. Magari lasciar giocare un po' anche chi è appena nato. Cioè, non ammazzate subito chi spona, perché, come detto, non sarà tentato nel rimanere in quel server. E io spero che, appunto, tutto quanto sia chiaro. Posso dare appunto queste linee guida, ma questo non è una regola. Ognuno può fare, tra virgolette, quello che vuole, a parte quello di offendere. Sto ripetendo molte volte le stesse cose, però, ragazzi, voglio che sia chiaro, perché io so che sicuramente qualcosa succederà, ne sono sicuro al 100%. Mi fido di voi e spero che non succeda niente. E soprattutto, ragazzi, se c'è qualcuno che magari entra ed offende, non è che voi a ruota andate e offendete e rispondete alle offese. Ignoratelo, perché se una persona vi offende, saranno bannati tutti quelli che offenderanno. Cioè, poi non dite, ma ha iniziato lui. No, non è che stiamo alle elementari, all'asilo, dove sono i bambini che dicono, no, ma è stato lui, e qua, là. Chiunque offenderà sarà bannato. Quindi, se c'è qualcuno che offende, che vi offende, ignoratelo, semplicemente ignoratelo. C'è il modo anche per fare lo screen del, non mi ricordo il tasto, magari lo dirò, cioè lo dirò, magari trovatevelo, non mi ricordo, è nelle opzioni di Steam per fare lo screen del coso. Se c'è qualcuno che sta offendendo, poi lo darete all'amministratore, o magari me lo fate sapere a me e lo passo all'amministratore, cioè l'amministratore di condominio sembra. Però, come detto, non rispondete, ignorate semplicemente. La miglior cosa è ignorare queste persone. Poi, come detto, ragazzi, ci saranno anche altri stranieri e cose. Come detto, il server non rivendicatelo, questo è il server di Tizio e di Caio, perché è pubblico, il server possono entrare chiunque, stranieri, cioè giochiamo tutti in compagnia senza astio nei confronti di nessuno. Almeno io la vedo così. Poi, come detto, le regole del server sono quelle di tutti i server. Per il resto, come dovrei sottolineare, naturalmente, che il server si chiama Gli Sportiveggianti. Troverete l'indirizzo in descrizione, anche il modo per raggiungerlo. L'indirizzo dovrete inserirlo premendo F1 all'interno del gioco, copiarlo e fare invio. Praticamente è abbastanza semplice. Comunque, in descrizione ci saranno tutte le indicazioni. Altre cose strettamente legate al gioco sono che probabilmente, come detto, visto che il server è grande, saremo in tanti, quindi, tra virgolette, non pretendete tutti di costruire, fate città, fazioni, eccetera, tutti insieme a me. Mi farebbe piacere, naturalmente, giocare con tutti, e giocherò con tutti, però io vado in giro per la mappa, vado in giro, l'ho sempre fatto anche quando gioco da solo, mi faccio una mia casetta, però poi vado in giro. Però non vi aspettate, diciamo, di poter fare tutti una coalizione, perché è cioè, impossibile, sarebbe. Certo, si può creare, diciamo, qualcosa, nel senso, magari si faranno delle piccole cittadine, dei piccoli villaggini, e comunicare tra di noi, appunto, in game. Magari un villaggio avrà qualcosa, un villaggio avrà qualcos'altro, ci scambiamo delle cose, poi magari progetti, risorse, accettate dietro la schiena, in amicizia sempre. E cose del genere, giusto per
per divertirci, però capite che non possiamo fare un tutt'uno tutti quanti, altrimenti cioè saremmo noi contro gli animali, sarebbe un po' anche abbastanza triste come cosa, cioè dobbiamo spargerci così per la mappa e divertirci insieme a tutti gli altri sportiveggianti, cosa che mi fa piacere perché è fondamentale anche questa cosa, perché sì, siamo sostanzialmente tutti lì nello stesso server e mi piace appunto creare questi piccoli villaggini, magari anche tra di voi avete modo di divertirvi, di scherzare, di comunicare, di conoscere tutti gli altri sportiveggianti, quindi anche tra di voi collaborare, come detto, con gli altri villaggi, scambiarsi risorse, eccetera eccetera. Questo anche perché naturalmente ci sarà tutta questa collaborazione, però magari più avanti potremmo organizzare anche qualche, cioè sicura, io ho già tanti eventi da organizzare più avanti, ragazzi, sarà una grandissima figata qualche evento che vorrò organizzare. Questo, alcuni mi servirà l'aiuto degli amministratori per farlo, perché appunto da utente normale non potrei fare alcune cose che ho in mente e che organizzeremo per tutti, però naturalmente, come detto, possiamo fare tutta una grande fazione, però è anche giusto che ci sia quella cosa della possibilità tra virgolette di attaccarsi. Naturalmente, come detto, fa parte del gioco. Io ho riniziato, l'avete visto, anzi tra virgolette avete visto pochissimo, come ho detto nell'ultimo video, io ho riniziato decine e decine di volte da zero, perché, ma è anche quello il bello, cioè io paradossalmente l'ultima partita che ero arrivato ad avere quasi tutto, e poi che facevo? Cioè andavo in giro, era un server dove c'erano poche persone, quindi andavo in giro, che fa, con l'M4 a sparare agli orsi, agli zombie, però dopo un po' ti rompi anche le balle, quindi il fatto di avere altri giocatori, magari di cosarsi tra certo scambi, cooperative eccetera, ma anche qualche lotta tra villaggi e cose del genere, come detto io ho in mente molti eventi che porteranno Rust ad essere qualcosa di più, diciamo a fare qualcosa in più insieme, cose spero che sono abbastanza complicate forse da fare, in mente ho sempre tanti bei progetti ma poi nell'applicarli sarà un po' difficile in game, però ci proveremo, ci proverò, perché per rendere il gioco molto ma molto più interessante. E detto questo, ragazzi, io come detto le regole le sapete, io sono un giocatore come tutti quanti, siamo come detto tutti quanti ospiti di questo server che, come detto, ci è stato donato da un utente che continuo a ringraziare. Non sarò direttamente io l'admin, quindi come detto, cioè non venite, per favore non venite sul canale a dire perché sono stato bannato, perché è successo questo, perché è successo quell'altro, cioè mi potete tra virgolette chiedere alcune cose, nel senso magari informarmi di alcune cose, perché appunto voi, non conoscendo l'admin, se avete qualche problema, nel senso sapere, ma quelle credo che ve lo comunicherò io se ci saranno ad esempio aggiornamenti del server, anche se non so benissimo come funziona, ma quando ci sarà ad esempio una patch abbastanza grande che richiederà il reset dei server, cioè resetteremo, quindi cioè prendetela così il gioco è in alfa, quindi qualunque cosa faremo, noi ci possiamo costruire la casa più bella e più grande del mondo, ma sappiate che potrebbe scomparire di lì al giorno dopo. Io, come detto, anche questo è il bello, perché io mi diverto nel partire, costruire, cercare di fare qualcosa, andare alla ricerca, tra virgolette quando arrivo ad avere quasi tutto mi rompo un po' le balle, certo è successo solo una volta, però quando ci sono arrivato, essendoci anche pochi altri giocatori, magari di andarli a fracassare le gengive, non ho potuto fare perché c'era poca gente, però poi ho detto vabbè, mo che faccio, vado a caccia di cinghiali con l'M4, è un po' una rottura di balle, quindi faremo anche degli eventi molto ma molto interessanti, come detto ce n'ho un bel po' in mente che renderanno tutto il server molto più brioso ed estremamente sportiveggiante, quindi ci organizzeremo per bene, organizzerò degli eventi a periodi e soprattutto seguite anche la pagina Facebook perché magari vi terrò informati lì negli eventi, soprattutto perché i video non so se li farò tutti nel nostro server, anzi molto probabilmente ne farò pochi nel nostro server e registrerò altrove, perché già immagino che se registro mentre vado da qualche parte a qualche altra parte, il giorno dopo sarei invaso da migliaia di
ottimistica la cosa. Comunque, da un bel po' di persone che verrebbero a fracassarmi la casa, ne sono convinto, quindi mi imboscherò per bene. Come detto, ragazzi, collaboreremo tutti quanti, ci incontreremo. Io andrò spesso in giro per incontrarvi tutti. Quindi, se vedete qualcuno nella notte che è inseguito da un lupo con una torcia, probabilmente potrei essere io. Siate magnanimi. Certo, se mi ammazzate, vabbè, ci può anche stare, però. Come detto, non possiamo aggregarci tutti in uno stesso punto, perché poi sarebbe anche una rottura di balle. Però fare piccoli villaggini con cui comunicare, scambiarci risorse e, come detto, anche magari più avanti qualche accettata tra le scapole ci può stare. Per il resto, ragazzi, come detto, il server Gli Sportiveggianti è online. Spero che apprezziate la cosa, ma spero soprattutto che la sfrutterete con intelligenza. È un modo per stare tutti in compagnia. Noi siamo qui sul canale dove ci divertiamo, seguiamo video, e avere la possibilità di poi rincontrarci magari nel pomeriggio, in serata, quando capita, anche in game, è bella. Però cercate appunto di sfruttarla con intelligenza. Diciamo, ragazzi, non mi fate pentire di questa cosa, perché, come detto, se al primo problema che c'è, o qui o anche riportato, o qui nel senso qui nel server, o anche riportato nel canale, cioè io non voglio che magari ci siano ripercussioni sul canale per qualche cagata che succede in gioco, cioè magari due si incazzano tra di loro e poi vengono a far bordello sul canale, perché non vorrei appunto vedere queste cose. Quindi già l'ho detto agli admin, se c'è qualche problema il server verrà chiuso immediatamente, oppure verrà cambiato il nome, l'IP, qualunque cosa, io esco e non voglio sapere più niente, eccetera eccetera. Come detto, ragazzi, cercate di sfruttarla in modo intelligente. È un gioco che permette di comportarsi in un certo modo, bene con gli altri, male, ma il divertimento è anche questo. Che survival sarebbe se sapessimo che tutti quanti sono rose e fiori e dobbiamo difenderci solo dal maialo, cinghialo e dall'orso e zombie, eccetera eccetera. È così, ci può stare che ti ammazzano, che ti danno delle risorse, ci può stare tutto. L'importante è viverla come un gioco, perché, come detto, ci pensa già la vita reale a prenderci a bastonate sui denti. Cerchiamo di divertirci nel nostro tempo libero. Se volete sfogarvi in altro modo, fatelo altrove e non fatelo mentre giocate. E niente, vabbè ragazzi, come detto, in descrizione trovate l'indirizzo IP del server. Come detto, il server credo adesso non lo so, sarà resettato, perché magari è online da qualche giorno, quindi magari qualcuno si era già postato, quindi per partire tutti da zero, perché partiremo appunto tutti da zero, sarà resettato. Io, come detto, non so quando riuscirò a esserci, spero il più possibile, però purtroppo è un periodo un po' impegnato, quindi cercherò comunque di essere presente. Però ragazzi, non fate la corsa a quel tale Ale, perché mi fa assolutamente piacere, però cioè giochiamo il gioco appunto con tutti, siamo tutti sportiveggianti, divertiamoci tutti insieme in compagnia, e anche con chi verrà che non segue il canale, perché come detto è un server pubblico, può entrare chiunque, anche stranieri eccetera. Non facciamo figure di merda che entra uno straniero subito a offendere, perché sarete bannati seduta stante. Vi ripeto, non è che rispetto educazione vale per tutti, e non rispondete eventualmente se qualcuno offende eccetera. Cioè, come detto, offese banali tipo oh, ma che chi è quel bastardo che mi ha spaccato casa e cose del genere, sì, ci sta, sfottò così e ci possono anche stare, però non esagerate, perché l'educazione viene prima di tutto. E vabbè ragazzi, io spero di non essermi dimenticato niente, ci vediamo sul server degli sportiveggianti, e trovate tutto in descrizione, F1, poi verrà salvato nei cosi, nei preferiti, ma comunque è lì, e ci vediamo in game. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, spero che questa cosa sia gradita, spero che ci divertiremo insieme. È video importante, quindi se qualcuno nei video successivi dirà qualcosa, magari riindirizzarlo, farò anche io, riindirizzarlo, metterò questo video spammato un po' su tutti gli altri episodi di Rust, perché è un video guida, regole su come comportarsi nel server, perché come detto non voglio ripetermi poi negli altri video, cioè non mi ripeterò, queste sono le regole, tra virgolette le regole, sono le indicazioni su questo server, regole tra virgolette, nel senso se laggerà e mi direte ma lagga, ho capito, poi il problema è sempre quello di dover spostare, quindi contattare chi ha dato
il server, oppure se venite bannati, oppure se verrà resettato, eccetera. Comunque seguitemi anche sulla pagina Facebook, che magari lì è più facile per comunicare eventuali cambiamenti sul server immediati, perché non è che posso magari fare un video se c'è l'uscita di una patch, cioè se magari non faccio in tempo lo comunico su Facebook, eccetera eccetera. Comunque ragazzi, ho già, come detto, in mente parecchie cose per organizzarci, parecchi eventi molto ma molto interessanti che farò un po' più avanti, magari quando avremo testato la bontà del server. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, fatemi sapere la vostra in descrizione e ci vediamo nel server degli sportiveggianti. Mi raccomando, fate i bravi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.